io vivo in Svezia e non credo che si gestisca come si dovrebbe perché è poco pratico. Praticamente, sì, cioè, praticamente c'è il cartone, il vetro e la carta e vabbè, poi rifiuti secco, come si chiamerebbe qua, e negli edifici. E poi invece ci sono dei grandi centri tipo le isole ecologiche dove si porta tutto il resto e invece le bottiglie, le lattine si riciclano al supermercato e ti danno i soldi indietro del vuoto. Però secondo me è poco pratico, nel senso che se uno ha una cosa invece che il codice a barre, per esempio se io compro una lattina in Danimarca e la porto in Svezia non posso riciclarla in Svezia, quindi non puoi usarla, quindi non sai dove metterla, quindi la butti nel secco. Allora, la raccolta differenziata, abbiamo plastica, umido, secco non riciclabile e carta. C'è la plastica con le lattine, esatto. La carta, l'umido e il secco. Sì, sì, sono abbastanza soddisfatto della raccolta differenziata. Io ho usufruito, anche essendo oltre il 65, della raccolta gratuita delle cose ingombranti.